Una volta attaccate le zebre, inizieremo a fare i decori tutto intorno. Come vedete, per questioni di tempo mi sono portata avanti. Vedete, ho aggiunto qualche fiocco di Natale e ovviamente qualche cristallo. I cristalli sono soggettivi e vi basterà realizzare un cerchio come questo. Aspettate che lo prendo, eh? Ce l'ho fatta. E da questo cerchio realizzerete quello che preferirete voi. Vi spiego come ho fatto io. Allora, da questo cerchio, che ne ho fatti di varie misure e lo avete visto dalla scatola, ho realizzato tre diagonali, realizzando così 6 punte. Da queste 6 punte io ho fatto questo lavoro. Ho girato ovviamente dove c'era il disegno e ho disintagliato delle punte intorno alle righe tagliate. Perché non taglia adesso, scusatemi. Ok, e ho realizzato questi, vedete? Uno, due, tre, quattro. E ovviamente 5, 6. Da questo voi potete realizzare il cristallo che preferite. Potete realizzare delle punte in cima, in questo modo. Vedete? Potete tagliare nei lati, facendo un buco nel mezzo in questo modo. Potete variare forma di fiore, insomma, è una scelta personale. Comunque si parte sempre da un cerchio con le tre diagonali, dopodiché date via alla vostra fantasia. Io ne ho realizzati vari tipi in base a quello che mi diceva l'istinto al momento. Dopodiché, con un foratore per cinture, ma se avete una fustella, tagliabuchi, foratrice, non so come si chiami, per fogli, va bene comunque. Ho realizzato tante palline nel glitter bianco, nella crepla glitterata bianca, per realizzare tutte queste palline, che come vedete ho fatto un bel po', ma non ho terminato in questo punto perché lo volevo fare insieme a voi. E vi dirò, in questo caso per attaccarli non ho usato la colla a caldo perché è troppo sbavosa e avrei sporcato tantissimo. Ho invece preferito optare per un pennello sottile e della colla vinilica. Perciò ho utilizzato il mio pennello, che non gocciola ovviamente, per fare tranquillamente i puntini tutto intorno, spalmando bene. Adesso si è un po' asciugato, non ho avuto il tempo di pulirlo. Dei puntini sparsi. La cosa bella è che la vinilica ci mette qualche minuto ad asciugare, perciò avete modo di realizzare la decorazione che preferite. Vedete? Io ho fatto tanti puntini tutto intorno alla mia scatola, al mio portapanettone, come volete chiamarlo voi. Nel punto in cui invece andrò a mettere la mia stellina, o meglio il cristallo di neve, ho fatto una pallina più grande. La vedete questa? Ho fatto così perché prenderò il mio cristallo di neve, sempre lo stesso discorso di prima, se riesco a prenderlo, e lo attaccherò sopra alla colla più larga. Per tutto il resto utilizzerò una pinza, perché io le cose piccole non potrò prenderle mai, e andrò a mettere con la pinza appoggiato sulla colla e con il dito premerò per ovviamente lascerò dalla parte esterna il glitter, se avete utilizzato il glitter. Se invece avete utilizzato del bianco, farà lo stesso qualsiasi lato metterete. Vedete, è semplice.
l'appoggio con la pinza perché se no non riesco a prenderla, e con questa poi posiziono. Infine con il dito, vedete, faccio già difficoltà con la pinza. Figuratevi quel che succede senza. Ok? Se vedete che ci sono punte, toglietele. Appoggio sulla pinza, vedete? Prendo con la pinza, appoggio sulla colla e premo con il dito. Prendo con la pinza, appoggio sulla colla e premo. E faccio così per tutto il tragitto, scegliendo qua e là di mettere qualche stella o Dio, qualche cristallo di neve. Ce l'ho su con queste stelle. Non sono stelle, sono cristalli di neve. E questo è il risultato che si ottiene poi. Vedete? Vado ad aggiungere giusto qualche cristallo nella parte sotto, o meglio, anzi sì, ci metto un cristallo. E farò la stessa cosa. Prenderò la colla con il mio pennello, farò un cerchietto un po' più grande, vedete? Farò un cerchio con la colla, dopodiché prenderò la mia stella e dai, cristallo di neve, il cristallo non mi vuole venire, perdonatemi, e la attaccherò. Ovviamente ci vorrà un po' perché asciughi, ma sarà più consistente e più resistente l'incollatura. Soprattutto sporcherà di meno. E poi andrò giusto ad aggiungere qualche pallino di neve, visto che ne ho tanti, ne ho tagliati una quantità industriale, e andrò ad applicarlo un po' dappertutto. Se trovo il lato col glitter, che non è questo, eccolo qua. E mi si è girato 2 volte. Vedete la mia difficoltà con gli oggetti piccoli? Ok, guardate che si gira da solo. Ecco qui. Posiziono, metto sopra la pallina fatta con la colla e chiudo. Adesso proseguo indietro e a man mano che vado indietro termino la decorazione in questo modo, mettendo qua e là. Ovviamente non metteteli tutte in riga perché in riga non ci sono, ma vanno in un ordine sparso. Perciò cercate il glitter, lasciatelo al di fuori. Ok, posizionatelo, premetelo nel punto in cui desiderate metterlo e proseguite così fino a quando lo volete voi o fino a quando avrete terminato le palle di neve. O i fiocchi di neve, come volete dire voi, è lo stesso. Aspettate che devo afferrarlo giustamente. Eccolo qua. Ed eccolo, appoggio e lo premo, vedete? Non tantissimo, se no passo al di là. Ma un pochino, quanto basta per raggiungere la pressione più idonea, insomma, in modo che si attacchi. Ho preferito la colla vinilica perché in questo caso era più pulita. Ve lo dico, io non uso sempre la colla a caldo, dipende come sempre dal lavoro che devo realizzare. Credo che sia così per tutte e anche in questo caso ho sbagliato. Mannaggia, l'età, l'età, ragazzi. Oh, fatemene prendere un altro. Il glitter sta da questo lato. Ok, posizionato e premuto. Adesso qui metteremo una stellina. Oh, dai, un fiocco di Natale ci mettiamo. Oh, mannaggia, un cristallo di neve. Facciamo la pallina più grande, prendiamo un cristallo di neve e sciacchete, ce lo schiaffiamo qua. Vedete? E adesso abbiamo quasi finito. Andiamo a terminare le ultime parti. Aspettate che qui mi manca un fiocco. L'ho visto ora, vado subito a correggere. Fiocco, fiocco, dove sei? Lo mettiamo qui sotto. Prendiamo la pinza, afferriamo una palla di neve.
La mettiamo dal lato giusto, la posizioniamo e la premiamo nel punto in cui c'è la colla. Poi ne mettiamo una anche qui sotto. Andiamo avanti, procediamo, decoriamo, visto che ho tante palline di Natale. Ok, ecco qui. Facciamo una qui e una qui, visto che ci siamo. Che dite? Allora, prendo la pallina di Natale, o meglio, il fiocco di neve, lo posiziono e lo premo. Mi scappa anche la scatola. Mamma mia, che giornatina oggi. Ed eccolo qua, vedete? Poi ci manca un'ultima cosa da decorazione, ma facciamo un passaggio alla volta. Vedo che c'è qualche buco qua e là, andiamo a riempirlo. Pallina di neve, anche se non è rotonda, non ha importanza, tanto io vi dirò, fiocchi rotondi non ne ho visti mai. Proseguo. Oh, siamo quasi alla fine, guardate. Proseguo ancora, vado a mettere una stella, un cristallo di neve sotto la slitta qua e metterò un cristallino piccolino, se riesco a prenderlo come al solito. Ed eccolo qua che ce lo schiaffo, vedete? E poi mi manca neve ancora? No, direi che siamo a posto. Che ne dite? Ho visto un lato che non è attaccato e vado a provvedere subito utilizzando la colla vinilica. Visto che in questo momento ho apportato questo, ne approfitto e vado a premerla in modo che anche il berretto non se ne vada per conto suo. Ed ecco com'è uscito il nostro secchiello. Porta Pandoro o porta quello che si vuole, ecco. Visto? Sembrava un niente prima e a man mano che andiamo avanti diventa sempre più bello. Un fiocco di neve ce lo metto anche qua. Anzi, ci metto un cristallo direttamente perché ho visto che mi manca. Vediamo un po' quale scelgo, ci metto questo. Vedete, ne ho fatti diversi tipi. Ed ecco qua. Ora abbiamo quasi finito la decorazione. Ci manca una cosa importante. Ora che abbiamo fatto tutte le decorazioni tutto intorno al nostro cestello o scatola, come vedete che bello, brilla tutto. È tutto brilloso. Brillucicoso. Ci sarebbero anche le stelle, ma si vedono poco. Comunque, quello a parte, abbiamo finito. Ora in qualche modo dovremo anche legarle queste renne, altrimenti Babbo Natale non potrà volare. E vi faccio vedere, ci sono tanti modi per poter fare le corde. Io ad esempio nel campione ho utilizzato del semplicissimo filo nero e ne ho prese ovviamente più di uno e ho utilizzato quel filo attaccando uno per uno i pezzi. Ovviamente alle renne e alle manina di Babbo Natale. In questo caso, visto che ho trovato, andrò a utilizzare delle stringhe di pelle o di cuoio. Magari avete delle cose di pelle che non utilizzate, non sapete cosa farne. Beh, tagliate una piccola striscia e approfittatene, perché sono utili per un sacco di cose. Partiremo dalla prima e come vedete c'è sempre un punto in cui si può appoggiare. Prenderemo la misura. Questo vale per qualsiasi corda decidiate di usare. D'accordo? Che sia il filo potete usare del cotone, potete usare della lana, il filo con il quale vi trovate meglio. Dei cordoncini neri va bene tutto. Prenderemo la misura della distanza delle renne, che più o meno è questa. Ok? Faremo un leggermente più lunga, perciò aspettate che ho perso la misura, leggermente più lunga e la farò così. Ovviamente anche questo è soggettivo perché dipende molto dalla distanza che voi avete preso
una renna dall'altra, perciò non è una cosa che dipende esclusivamente da me. Prenderò ancora la mia colla e andrò ad appoggiarla in questo punto, sopra il collare. Oh, scusate, non si vede. In questo punto, sopra il collare. Metterò un po' di colla. Ovviamente devo avere un po' di pazienza perché si incolli bene e farò partire la striscia di cuoio o di pelle o di quel che è da questo punto in questo modo per poi raggiungere l'altra renna. Prenderò ancora la colla. Attenzione, date un attimo di tempo che si incolli, altrimenti si staccherà tutto. Questa è l'unica differenza tra la colla vinilica e la colla a caldo. Vedete che si sposta? Eccola là. Mentre la colla a caldo attacca subito, la colla vinilica non lo fa. Sì, e torniamo ad attaccare sopra qui. Andrò a fissare, scusate. Metterò in questo punto. Lo bloccherò se riesco a vedere perché mi è un po' difficile in questa posizione. Ecco qua. Lo bloccherò un attimino dietro la renna. Eccolo là. E andrò a collegarlo alla renna davanti. E vedrò se riesco a trovare un punto trovato dove incastrare la corda. Vedete? Poi, quando sarà asciutto, posizionerò bene verso il basso in modo che le renne siano collegate. Eccole qua. Una volta fatto questo, poi la sistemerò eventualmente con la colla a caldo in modo che stiano giù. Andrò a fare lo stesso lavoro per raggiungere l'altra renna. E andrò di conseguenza a prendere la misura. Partirò dalla stessa corda fino al punto della renna, in questo modo, vedete? Quello che è in più lo taglierò via. Prenderò la mia colla, inserirò nello stesso punto fatto in precedenza la cordicella e andrò a collegarla questa volta dall'altra parte. Metterò la dove sono? Mi sono persa. Scusate, ma sembra facile, ma partendo senza guardare in modo diretto è un po' difficile. Inserirò nello stesso punto la mia cordicella, vedete? E la porterò questa volta dall'altra renna. Per andarla a collegare. C'è sempre un buco dove poter infilare una cordicella, perciò cerchiamo quel buco. Eccolo qua. E poi con la colla a caldo la posizioneremo. Perciò non preoccupatevi se in questo momento viene tutto largo. Prenderemo dalla terza alla quarta renna. Ci mancano ancora due corde fino ad arrivare alla manina di Babbo Natale. Prenderemo come prima la misura. Da questa renna, scusate che devo prenderla bene, è dispettosa, vabbè. Poi da questa renna, scusate, devo vedere da qua io, se no. A questa parte, non troppo, in questo modo, eccolo qua. E ci siamo. Taglierò il mio filo e farò la stessa cosa. Partendo da questo punto, lo porterò qua. Allora, prenderò la mia. Vabbè, comunque bloccherò dopo con la colla a caldo. Adesso vi faccio vedere e poi andremo allo stesso modo a raggiungere a cipicchia. Ecco qui, vi ho detto che c'è sempre un foro e da questo punto l'ultima corda che ci mancherà, che poi sistemeremo tutte ovviamente perché adesso le ho solo posizionate,
arriverà da questa renna fino alla mallina di Babbo Natale. Vedete, andrò a inserirla nello stesso buco in questo modo. Ecco qui. E la porterò nella manina di Babbo Natale che ancora non avevamo fissato, ve lo ricordate? Ed ecco, questa è la ragione del perché non ve l'ho fatto fare, perché a Babbo Natale metteremo in mano la corda per guidare le renne. Perciò ora prepariamo la colla a caldo per terminare il lavoro e finire con il nostro coperchio per fare la nostra scatola. Ok, ora che abbiamo tagliato le corde andiamo a fissarle. Con la colla vinilica purtroppo devo aspettare troppo e per questione di tempo passerò direttamente alla colla a caldo. Perciò punterò prima di tutto il primo, lo metterò un po' più in alto. Aspettate che metterò la colla in questo punto. In questo modo attaccherò il mio nastrino in modo che prenda la sua forma verso il basso, in questo modo, e attenderò un attimo che si asciughi. La colla a caldo, senza ombra di dubbio, è più rapida, anche se preferisco la colla vinilica perché non sbava. Ok, abbastanza fisso. Ora vado a prendere l'altro, che è 1, 2. Prendo l'altra asticella, eccola qua, prendo l'altra asticella di cui abbiamo già preso le misure, prenderò prima queste e la fermerò subito sotto il subito sotto il muso, qui, in modo di lasciarla respirare. Metterò la colla in questo punto . Bloccherò la mia prima cordicella in questo modo . Aspetterò un attimo che si fissi . Dopodiché taglierò l'esubero. Aspettiamo qualche secondo in più. Ok, da questa passeremo alla terza e faremo la stessa cosa. Partiremo leggermente sopra, metteremo un altro po' di colla leggermente sopra. Un po' storta, ma non fateci caso, e fisseremo prima un lato in questo modo, subito sopra l'altro pezzo attaccato, vedete, in modo che formi un unico nodo, e una volta attaccato passeremo alla renna successiva. Faremo in modo, anche in questo caso, di arrivare sotto alla bocca della nostra renna per farla respirare. Perciò metteremo la colla in questo punto, come prima. Sono stortissima e vado malissimo. Ok. Poggerò, aspetterò qualche secondo che asciughi. Vedete? Quando avrà aderito bene ed asciugato, esattamente come prima, taglierò l'esubero. Ok. Scusate, mi giro, altrimenti non taglio. Ecco qua, quello che è in più l'ho tolto.
Passeremo all'ultima renna e allo stesso modo metteremo un po' di colla sopra al pezzo attaccato in precedenza. Questa. Così. Prenderemo la nostra cordicella. Ecco perché non volevo la vinilica. E la colla attaccheremo leggermente sopra. In questo modo. Lasceremo aderire qualche secondo e passeremo alla renna successiva. Faremo la stessa cosa, lo faremo arrivare sotto la bocca, perciò lo attaccheremo in questo punto ancora una volta. Poi dipende da voi un'altra cosa. Se desiderate o no disegnare gli occhi della renna. I particolari, se lo desiderate, potete farli voi. Tanto comunque avete fatto il più del lavoro. Vi manca poca roba e in questo modo potete decidere come terminare e come personalizzare il vostro portapanettoni. Aspettiamo che asciughi un attimo. Anche in questo caso taglio l'esubero. Eccolo là, vedete? Abbiamo fatto comunque una scatola in 3D. In ogni caso, eh? Andiamo a prendere l'ultima cordicella, che non è questa, ma è questa. Troviamo l'ultima renna e facciamo la stessa cosa. Poco sopra andremo a mettere un po' di colla. Faremo attaccare la nostra asticella. In modo che diventi tutt'una con quella messa in precedenza. Vedete, se lo usate la colla vinilica, attaccate dall'altro come vi ho fatto vedere prima, ma ci vuole troppo tempo. Io nel tutorial non me lo posso permettere. Allora, se l'attaccate con la colla a caldo, che la cosa è immediata, l'attaccate nel modo in cui vi ho fatto vedere in questo momento. Le opzioni sono tante, ognuno di noi può farle come più crede. Ora metteremo la cordicella in mano al nostro Babbo Natale. Vedete? Perciò metteremo la colla nel punto in cui non abbiamo attaccato prima la nostra manina. Ok? Prenderemo la nostra cordicella, la posizioneremo nel punto in cui preferiamo, lavoriamo sopra la slitta, lavoriamo direttamente in mano a Babbo Natale. Io sto cercando di vedere perché non riesco a vedere bene. Ed ecco qua. E ora che abbiamo messo in mano la cordicella a Babbo Natale, tiriamo, cioè, o meglio, premiamo e facciamo attaccare anche l'ultima parte. Una volta aderita, noi avremo Babbo Natale che fa volare le sue renne attraverso le briglie. Ed eccolo qua. Ora la decorazione è finita. Dipende da voi se desiderate o meno fare gli occhi alle renne. Potete anche fare i particolari se lo preferite. Avendo già il cartamodello, potete fare le corna, le renne marroni, le ombre. Vedete voi. Ripeto, io vi do l'idea. L'opera sarà sempre e comunque la vostra. Ora dobbiamo realizzare il coperchio e anche in questo caso è molto ampio, esattamente come prima, un solo strato non mi basta per raggiungere l'obiettivo. Allora in questo caso farò il contrario. Invece che fare praticamente come ho fatto prima, che abbiamo fatto la prolunga con il glitter, faremo l'esatto contrario. Faremo il coperchio tutto glitterato. E la prolunga, le prolunghe per lato le faremo in azzurro come il nostro portapanettone e faremo esattamente così. Prenderemo la misura e taglieremo due strisce. Quanto grande vogliamo fare il nostro coperchio? Lo faremo di 4 centimetri, 5 centimetri. Facciamolo di 5 centimetri. Perché un centimetro qua diventa di 4 praticamente.
e faremo così. Se riesco a prendere qualcosa oggi, magari mi muovo. Allora, faremo così. 4-5 centimetri e lo faremo doppio, perché vi ho detto uno non mi basta, perciò farò 5 centimetri anche più in alto. Se poi invece avete la possibilità di avere la crepla da 1 metro, riuscite a fare tutto in una volta sola. Io, non avendo materiale di quelle misure, mi devo adattare e trovare altre soluzioni per fare comunque quello che desidero. Allora, andrò a tagliare in questo modo. La mia, ok, se riesco. Prima riga fatta. Ora vado a tagliare la seconda, cioè segnare la seconda, perché poi taglierò, ovviamente. Ed ecco qua la seconda riga. Ecco qua, io vado a tagliare i miei 5 centimetri. Sono due linee, ovviamente uguali, che mi serviranno per realizzare il mio coperchio. Ecco qua uno, adesso la divido in due dove ho già segnato ovviamente e taglierò le mie due linee. Ed ecco qua le mie due linee da 5 centimetri. Ora potrei anche fare la prolunga direttamente con il mio glitter, perché no? Mi basterebbe comunque fare così. Faremo la prolunga con il glitter. Utilizzeremo questa parte, visto che ancora 5 centimetri ce li ho, utilizzerò questo per farlo tutto uguale. Taglierò esattamente come abbiamo fatto in precedenza una linea di pochi centimetri per allungare il mio glitter. Allora, dov'è la... Oh, scusate, avevo perso la mia linea qua, la mia linea. Oh, caduti! Taglierò una striscia di 5 centimetri anche da questo cartoncino, perciò farò un 5 e ovviamente un 5. Sicuramente non mi servirà tutto, però in questo modo io avrò l'opportunità di calcolare precisamente quanto me ne servirà. Vediamo un po'. Se io comunque devo unire i due glitter, questo è poco ma sicuro. Perciò andrò a tagliare esattamente come prima. Mi bastano pochissimi centimetri, perciò farò 3 strisce da 5, anzi facciamole da 4, in modo da avere le prolunghe per ogni cosa. 4, 8 e 12. Io ne ho fatte 3 e andrò a fare anche nella parte bassa la stessa cosa. 4, 8 e 12. Diciamo che questi mi serviranno. Dove l'ho messo? Eccolo là, non l'ho ancora tagliato. Mi serve un'altra striscia di glitter. Uno, due e tre. Queste mi serviranno come prolunghe. Allora, taglieremo la prima e la metteremo da parte, la seconda. E ovviamente la terza ne metto da parte un secondo. Vado a ritagliarmi un'altra riga di glitter. Per quale ragione? Ve l'ho spiegato. Mi serve un'ulteriore prolunga perché con quello che ho non riuscirei a raggiungere il mio coperchio terminato. Perciò farò ancora 5 e a questo punto faccio fino alla fine. Faccio così,
4, no, era 5, scusatemi, e taglierò anche questa striscia in più per arrivare a fare tutto un pezzo del mio coperchio. Questo sicuramente mi bastirà perché così tanto non me ne serve di sicuro. Taglierò comunque questa parte e taglierò la mia riga per poter completare il mio coperchio. Ora andremo a fare la stessa cosa che abbiamo fatto in precedenza. Prenderemo innanzitutto i nostri glitter e li uniremo come abbiamo fatto prima. Faremo così e ne faremo un unico pezzo. Metteremo la nostra prolunga in questo modo, attaccheremo bene 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 bene, dopodiché gireremo, collegheremo il nostro glitter in modo che sia perfetto, taglieremo una piccola parte, metteremo la colla nella parte interna. E attaccheremo facendo combaciare perfettamente. Premete un po' uno verso l'alto, l'altro in modo che si colleghino proprio perfettamente. Deve diventare un unico pezzo. Una volta fatto, questo è il risultato. Faremo la stessa cosa anche con l'ultima linea del glitter, così avremo sicuramente una linea abbastanza lunga per poter fare il coperchio. Questo si può fare quando si ha l'opportunità di unire più pezzi, eh? Allora, faremo la stessa cosa. Metteremo in questo punto la colla, attaccheremo la nostra prolunga, la faremo combaciare ovviamente, daremo il tempo di asciugarsi. Una volta asciutto, faremo esattamente quel che abbiamo fatto in precedenza. Prenderemo il nostro glitter, taglieremo la parte in esubero, metteremo la colla, attaccheremo la nostra linea di glitter. E appoggeremo in modo da farla combaciare perfettamente. Dopodiché avvicineremo con un po' di forza le strisce esattamente come abbiamo fatto prima. Daremo il tempo di attaccare e anche in questo caso avremo un unico pezzo che andrà a ricoprire perfettamente il nostro coperchio. Ora facciamo quello che abbiamo fatto inizialmente per unire la parte laterale con la base della nostra scatola. Perciò metteremo la colla nella parte iniziale, in questo modo. Spostiamo un attimo la colla. Prendiamo il nostro coperchio, una parte vale l'altra perché non c'è un inizio, e appoggeremo bene nel bordo per far incollare perfettamente. Premete bene in modo che diventi tutt'uno, mi raccomando, e cominciate a girare. Non ha incollato, mi sembrava esattamente così. Metteremo di nuovo la colla. E faremo incollare bene il nostro coperchio. Anche se andrete un po' più giù, in questo caso non è un problema perché non è finita la decorazione. Metteremo la colla di nuovo e gireremo il nostro coperchio.
Lasciate asciugare in modo che aderisca perfettamente, mi raccomando, perché questa è una fase importante. Metterete la colla nel punto in cui avete terminato e proseguirete tutto allo stesso modo, o meglio, premendo verso il basso il vostro coperchio e portandolo avanti. Andiamo ancora avanti, proseguendo sempre nello stesso modo. Metterò la colla nella parte mancante e proseguirò in avanti, sempre premendo un po' di colla, fate qualche centimetro per volta, non esagerate. Ecco qui. E continuate a girare controllando che tutto aderisca perfettamente. Non ho paura. Mettete la colla e proseguite ancora in avanti fino a raggiungere l'obiettivo finale. Ok, ci siamo quasi. Metterò la colla ancora. Mi metto dritta, scusate. Eccolo qua. Qui lo faremo sormontare leggermente, giusto un pezzettino in più, per dare più consistenza al nostro coperchio. Perciò prenderò un attimo le misure, taglierò un centimetro in più del termine e andrò ovviamente ad incollare anche quest'ultima parte. Date un po' di larghezza in più al vostro coperchio utilizzando, come sto facendo io, le mani adesso, per dar modo di inserirsi e togliersi con più facilità dal nostro portapanettone. Ecco, abbiamo inserito il coperchio che abbiamo appena fatto e volendo la nostra scatola potrebbe anche già essere terminata. Ma non è così. Comunque, ricordatevi, allargate un po' in modo da abituarsi alla forma al nostro coperchio. Ma per me comunque non è così, perché come vedete qualche difetto è evidente e io gradirei molto nasconderlo. Perciò andrò immediatamente alla ricerca di una decorazione in più. Ed eccomi qua. Per nascondere questo difetto
o meglio, in quell'altura nella parte alta, io utilizzerò del nastro che avvolgerò tutto intorno, ma non aderente, ma un po' più su, perché poi gli daremo la forma tutta ricciata nella parte alta. Perciò, innanzitutto, devo bruciare gli orli per evitare che si sfilino. Ed è la cosa principale. Io la accendiva, eccolo qua. Comunque sia, l'orlo noi non lo useremo, ma faremo così. Partiremo dalla parte posteriore del nostro coperchio, per quale lato sia, non lo so, visto che è tutto uguale. Faremo così, un punto vale l'altro. Anzi no, faremo da qua. Metteremo la colla qui intorno, in questo modo. E approfitteremo anche per controllare i punti che magari non sono stati incollati bene. Ecco qua. Ok, prenderemo il nostro nastro, ovviamente assicuratevi che faccia il giro, e lo incolleremo un po' più su, in questo modo. Metteremo ancora la colla intorno, sempre nella stessa altezza, e cominceremo a girare. Proseguiremo sempre allo stesso modo. Lasciando sempre lo stesso spessore al di sopra, vedete? Praticamente lo sto attaccando a metà. Partirò in questo modo ancora. E cercherò di arrivare in centro. Una volta arrivata in centro, andrò a prendere l'altro lembo del nastro. In questo modo. Prenderò la colla. E questa volta farò il giro opposto. Aspettate. In questo modo prenderò il mio nastro, girerò intorno e lascerò sempre la stessa altezza al di fuori qua. Girerò ancora. Mi è scappata la colla. Ecco qua. Prenderò il mio nastro e lo porterò ancora avanti fino a raggiungere la metà. Allora, qui sono arrivata praticamente quasi alla metà. Mi manca un solo pochissimi centimetri. Andrò così e taglierò in diagonale la parte finale in questo modo. Se la forbice mi taglierà come va tagliato. Ok, scusate, la forbice non mi taglia. Brucerò questa parte finale. E farò sovrapporre questo lato in questo modo. Questo però lo taglierò dritto e cercherò di tagliarlo un pochino meglio. Ecco qua, perfetto, più o meno. Ok, brucerò il lembo finale. E andrò, mi sono bruciato un dito,
andrò ad attaccare al di sopra dell'altro lato del nastro per concludere il giro. Eccolo qua. In questo modo. Ora che ho finito il giro, andrò a piegare il nastro in modo da farlo arricciare man mano che vado avanti. Vi faccio vedere. Io prenderò un po' di colla, la metterò nel bordo del coperchio e comincerò a piegare sovrapponendo il nastro. Facendolo arricciare il più possibile. Non voglio che stia dritto, voglio proprio farlo arricciare. Se la faccio qua. Ecco. Perciò tirerò e porterò in avanti. Adesso vi faccio vedere. Tiro, porto in avanti questo, cioè porto indietro il tessuto in questo modo. Vedete, sollevo il tessuto, lo porto indietro in modo da avere la piega. Metto un po' di colla. Lo porto prima indietro e poi in avanti. Metto la colla. Lo porto prima indietro e poi in avanti. Metto la colla. Vedete che invece che incollarlo in avanti, lo porto indietro, lo spingo indietro con la colla e poi lo piego in avanti. E proseguo così allo stesso modo fino alla fine. Lo porto indietro e lo piego in avanti. Ecco, ok. E proseguo così allo stesso modo per tutta la scatola. Io, come al solito, vi sto facendo vedere le varie opzioni di decoro. Poi sta a voi. Ognuno può scegliere che tipo di decorazione realizzare nella sua scatola. Come ripeto sempre, io vi do solamente l'idea. A voi creare l'opera. Quella che oggi fa gli scherzetti. Siamo quasi alla fine. Voi potete anche scegliere di usare per le decorazioni ancora altra crepla. Non è necessario che usiate nastri o string. Quello che è importante è riuscire a nascondere le cose che non si devono vedere, in sostanza. Ultimo pezzo. E abbiamo nascosto tutta la parte in evidenza. Abbiamo trasformato tipo tamburo il coperchio. Ora prenderemo un nastrino più piccolo
aspetta, perché no, ferro, eccolo qua. E andremo a realizzare un fiocco. Prenderemo il nostro nastro, faremo fare un giro o due, perfetto, giusto due, vedete? Ho fatto praticamente due giri. Ora andrò a bloccare nel centro utilizzando un nastro più sottile e facendo semplicissimamente un nodo nel centro. Farò un doppio nodo per farlo resistente e taglierò i lembi finali. Brucerò i due lembi. E li chiuderò. Taglierò quello che è in più, che non si deve vedere. Sto cercando una forbice che tagli, nel caso non ci sia capito. Ecco, anche in questo caso brucerò il lembo per evitare che sfili. E utilizzerò il fiocco aprendolo in questo modo. Posizionandolo ovviamente e nel punto in cui ho unito la finale del mio coperchio, del mio nastro, andrò ad attaccare il fiocco in questo modo con un po' di colla. Eccomi qua. Prenderò il mio fiocco, e lo aprirò nuovamente, cercando di approfittare della colla per bloccarlo nella sua posizione. Eccolo qua. Vado ad allargare il coperchio per dare la profondità necessaria del mio fiocco. Prenderò la mia scatola, metterò la parte finale dietro che andrà a combaciare questa parte, dov'è? Questa parte che è quella dove abbiamo unito, la metterò nella parte posteriore. E posizionerò correttamente il coperchio in questo modo. Ed eccomi qua con la mia scatola porta panettone finita. Qui c'è il campione che ovviamente è più piccolo, come vedete, la stessa cosa, ho utilizzato un altro blu, ma non cambia nulla, è la stessa identica cosa. Ognuno fa della scatola il colore che preferisce. Come avete visto, abbiamo messo un sacco di glitter, abbiamo allargato la scatola in modo che il coperchio stia bene. Potete, se desiderate, attaccare qualche stellina anche qui, qualche fiocco di neve, per dirvi, ma anche no. E in questo modo avremo Babbo Natale che piano piano si dirige verso il cielo per portare i suoi regali. Abbiamo fatto tutto il giro della scatola, come avete visto, l'abbiamo decorata tutta. Direi una bella scatola, un pensiero originale che può essere utile non solo come portapanettone Pandoro, ma va benissimo per portare qualsiasi cosa. Sotto l'abbiamo rinforzato, sopra pure,
come al solito vi dico se vi è piaciuta l'idea, se vi è piaciuto il video, lasciatemi un like oppure un commento. Iscrivetevi, mi raccomando, che vi aspetto sempre in tanti, anche perché abbiamo tantissime altre creazioni da realizzare insieme, ma proprio tante, 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 ve lo dico già, ho un sacco di idee in testa. Perciò iscrivetevi al mio canale, ma soprattutto condividetemi, condividetemi e condividetemi. Ciao!